Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è il 9 di dicembre, la mia faccia è sempre la stessa, la mia felpa è sempre la stessa perché la uso, a parte per stare a casa, ma per fare i look, visto che adesso la devo mettere a lavare, così se si sporca, pace amen. Infatti appunto sto per realizzare un altro look di quelli che poi vedrete su Instagram. Questa volta non posso farvelo vedere perché non uscirà domani, quando voi poi vedrete il Vlogmas, ma uscirà dopodomani. Vi dico solo che è qualcosa di glaciale. Detto ciò, già vi ho detto troppo. Qui davanti ho il computer con Sailor Moon. Sto iniziando la quarta stagione. Il Vlogmas che devo editare l'avevo già iniziato, mezzo iniziato ieri sera. Dopo lo finirò. E niente, quindi questa è la mia mattinata. Adesso mi metto a fare il look e noi ci vediamo direttamente dopo. Vi spiego un po' cosa vorrei fare oggi, cosa non vorrei fare. Make-up realizzato e anche già tolto. Qui non vi faccio neanche vedere chi c'è. Ciao, iconine! Poi io spero di non avere tutti i glitter che ho utilizzato, perché ne ho usati tipo tre, più tutte cosette attaccate in faccia. Infatti ho fatto una bella skincare un po' idratante, burro cacao e via. Adesso si è fatta quasi luna e devo controllare le foto che ho scattato, mettere a posto tutto il disagio che c'è qua sopra e, cosa più importante, editare il Vlogmas di ieri. Tra l'altro dopo devo andare dalla dottoressa a farle vedere la risonanza, credo si chiami così, che ho fatto al piede, perché tra una cosa e l'altra non ci sono ancora passata, quindi mi dovrà far sapere. Però nel vlogmas di ieri, mi pare, o l'altro ieri, ci sono state una o due ragazze che mi hanno sconsigliato altamente di fare le infiltrazioni al piede, perché poi una volta che inizi non finisci più, e io proprio no, vorrei fare le cose più naturali possibili, senza troppi medicinali, cortisone, ecc. Logicamente, quando ce n'è proprio la necessità assoluta, devi fare, però se è possibile io evito. Quindi questi giorni io sto cercando di stare più ferma possibile. Dovrei metterci il ghiaccio in teoria, magari provo oggi pomeriggio. In realtà volevo fare un altro look, e per fare il look, cioè, devo stare comunque seduta, non posso stare sdraiata sul letto. So che la salute è più importante di tutte le altre cose, però non riesco a prendermi questo momento, ecco. Poi dopo devo passare in posta a spedire i pop che ieri ha acquistato la ragazza, più alcuni resi che devo fare. Dopodiché forse potrò distendermi col ghiaccio. Ho pranzato molto velocemente, stavo montando il fondale, che poi è il mio treppiedi con la stecca, quella lì in orizzontale, dove io ci monto i cartoncini. Tra l'altro su Amazon ho comprato questi, che sono i pesi per le tovaglie, perché altrimenti vedete che gioco mi fa, perché tenendoli tutti arrotolati poi prende questa forma qui, almeno mettendoci i pesetti un po' si apre. Non troppo, ma diciamo che va un pochino meglio. Mi ero quasi dimenticata che domani devo pubblicare un post sponsorizzato per un brand su Instagram, quindi devo registrarlo assolutamente oggi e caricarlo domani. Quindi appena torno pomeriggio lo faccio subito, subito, subito. Adesso invece, nel mentre che il cartoncino prende forma, io mi metto ad editare il video, anche perché tra circa un'oretta e qualcosa devo uscire, che appunto devo andare dalla dottoressa. E niente, ragazzi, oggi è un po' così caotico, lavorativo. Allora, sono tornata dalla dottoressa, logicamente mi ero scordata la macchinetta, ma neanche a dirlo. Adesso sto registrando il mini video che appunto devo pubblicare domani su Instagram, e stavolta ho voluto provare un nuovo settaggio, cioè mi sono messa giù in salone e ho registrato anche delle clip, quindi adesso sto aspettando appunto che si aprano, così riesco a capire se è una cosa fattibile poi come viene il filmato, diciamo, effettivo. È molto molto complicato, è molto complicato perché sono già le 5 e 10 con Guanda che insistentemente vuole salirmi in braccio ed è una cosa che non ce la faccio più, quindi mi devo sbrigare, ma non fare le cose sbrigativamente, che è diverso. Però nel mentre che sono stata dalla dottoressa ho editato la foto che ho scattato stamattina, così ho abbreviato i tempi. Mi hanno consigliato alcuni miei amici su Instagram di provare a mettere degli sfondi un pochino più
caldi perché altrimenti con le luci fredde e gli sfondi freddi sbatte tutto e si modifica il colore del video. Adesso io non so bene se ho detto le cose giuste perché è, diciamo, una delle prime volte che provo a fare qualcosa del genere. Non mi intendo assolutamente di videomaking, tantomeno di luci e cose. Ah, mi sembra abbastanza carino come verrebbe l'effetto, quindi penso lo andrò a girare giù in salone, approfittandone che non c'è nessuno. Tra l'altro mi fanno ridere perché sotto uno o due vlogmas ho letto: ma Ilia vive da sola? Ma perché non fa vedere mai i genitori? Quando in realtà si vedono sempre, ma io cerco di evitarlo il più possibile perché mia madre urla e mi dà urto quando poi la edito, sostanzialmente. Mi direte: mia sorella non c'è quasi mai, o comunque studia, cioè non è che posso andare sempre a disturbare. Quindi no, ragazzi, non vivo da sola, ma la maggior parte del tempo, essendo mia madre lavora, mio padre lavora, mia sorella studia, sto a casa io, quindi è quello che vedete più che altro. Ecco quindi la postazione. Devo ancora, vabbè, accendere la luce. Ring light, macchinettina, che una volta accesa poi mi si apre il programma sul computer. Qui c'è lo sfondo con dietro il cagnolino. Ciao! Pennelli. Qua tutte le cose make-up che più o meno mi serviranno. Biscotti perché c'ho una fame che mi sembrano due. E io che vi dico, spero di riuscire a far qualcosa. Vero Wendy? Solo che mi mancano alcune cose che logicamente mi sono scordata. Quindi risali su, vedete, questa è la cosa che mi scoccia. Sali, scendi e sali, scendi. Però nel mentre faccio un po' di ginnastica. E alla bellezza delle 8:37 ho finito di montare anche il mini video. Sono felicissima di come è venuto perché mi sono proprio impegnata. Ho messo delle cosine che ho rubacchiato a Giulia, lo ammetto, perché lei è la maga dell'editing tra noi due. Però comunque, sempre meglio imparare, vedete, dalle piccole cose. Tra l'altro, guardate questo illuminante, sbeung. Adesso vado proprio a mangiare. Giulia mi sta facendo i complimenti, vedete, mi scrive solo cose belle. Mi piace, brava sfigata. Ha sempre una parola buona per tutti. Ora le mandiamo un bacetto. E poi finisce sempre così, che ci mandiamo le memoji e basta. Stanno già tutti giù a mangiare, io non so cosa mangiare, quindi andiamo alla scoperta! Devo andarmi a struccare per la seconda volta oggi. In più devo lavare i pennelli che ho utilizzato prima. Ci facciamo una chiacchierata notturna perché oggi vi sono stata dietro davvero poco, ma ho dovuto fare diversi lavori e io non riesco a fare più cose insieme. Come lavo i pennelli? Con l'unica inimitabile saponetta di Marsiglia, cioè è l'unico modo. Se non la utilizzate ancora, dovete. E adesso vi riprendo così magari vi faccio vedere come faccio io, perché non tutti fanno allo stesso modo. Ho notato questa cosa qui. Allora, ci avviciniamo al lavabo. Cercherò di tenere l'acqua meno aperta possibile. Vabbè, lo faccio sempre in generale, ma così almeno mi sentite. Vi prendo ad esempio questo pennello dell'illuminante. Questo è il Basic Brush Restored di Cosmify. Acqua, se possibile, tipo tiepida verso il caldo, bagno le setole del pennello e poi movimenti circolari sulla saponetta. Dopodiché, quando si è impregnato ben benincio, io comincio a massaggiare le setoline, soprattutto se ci utilizzate prodotti cremosi più che le polveri, che quelle si tolgono subito. Se lo massaggiate, il pennello con le creme viene via subito perché altrimenti il prodotto si annida proprio in mezzo e non va più via. Stesso movimento così per togliere il sapone anche sotto l'acqua. E tada, il nostro pennello è perfettamente pulito. Ora continuo. Tra l'altro, questi giorni sto vivendo un super conflitto perché dovrei lavarmi i capelli, ma sto aspettando domani per registrare delle stories per appunto uno dei brand con cui collaboro. Però per me non c'è trauma peggiore di avere i capelli neanche troppo troppo sporchi. Però sapete, quello stato in cui comincia il degrado, ecco, a me mette un'ansia, un'angoscia. Io adoro mettermi a dormire, sentire il profumo dei capelli, quindi quando cominciate a vedermi, vedete, con i capelli legati così, che poi vabbè, mi sono cresciuti tantissimo, ma tipo negli ultimi 2 mesi c'è stato un boom. Allora vuol dire che sono in quello stato lì. In più stavo leggendo i vostri commenti sotto all'ultimo vlog.
dove vi avevo chiesto di commentare un po' il nuovo live action di Mulan che uscirà l'anno prossimo e vi ho trovato quasi tutti d'accordo. C'era chi era indifferente ai cambiamenti e c'è chi invece ha detto la penso esattamente come te. Quindi niente, non troveremo mai una risposta. Comunque quest'anno, non so se ci avete fatto caso, ma nei Vlogmas sono stata bravissima, non mi sono lamentata mai neanche una volta sulle visualizzazioni di YouTube, che ormai sarà che forse sono stata ferma un po' troppo tempo, sarà che non lo so che cosa sia successo, ma YouTube proprio non ne vuole sapere di segnalare i video o a farli uscire anche in home, cioè proprio ad alcune persone non esce il video in home e per andarlo a trovare ci devo andare o tramite il mio link oppure andando proprio sul canale. E come vi ho già detto su Instagram qualche tempo fa, anche qui su YouTube, ormai la prendo con filosofia, nel senso io ne parlo anche a volte con Giulia, no? E ci diciamo che ormai il nostro tempo, tra virgolette, l'abbiamo fatto, ok? Quando ho iniziato io, raga, non c'era nessuno, adesso è pieno di persone, quindi giustamente ognuno sceglie chi vuole seguire, perché non è che ogni giorno esce solo il mio di video, quindi posso capire che ci siano, no, delle preferenze o comunque anche esigenze di tempo brevi per cui devi scegliere soltanto uno o due video da vedere. Io sono contenta così perché in realtà vedo soprattutto che ci sono persone che commentano sempre sotto i video ed è estremamente gratificante perché magari sono anche persone che mi seguono da anni, cioè 4, 3, 5 anni, che comunque sono tantissimi. Cioè se io vado a guardare i miei video di qualche anno fa, dico, non so come avete fatto a seguirmi perché mi sentivo una sciocchina proprio, ma come parlavo, le cose che dicevo. Quindi, cioè, pensate quanto sarà bello poi far vedere ai miei figli YouTube e la madre quando aveva 12 anni, cioè io volo solo al pensiero, eh. Comunque io adesso mi finisco di lavare i pennellini, le spugnettine, mi strucco e poi noi ci sentiamo dopo. Magari inizio, anzi no, inizio perché non posso iniziare nuove serie. Mi guardo qualche serie, film, qualche, un film, perché poi anche oggi sono meno stanca di ieri perché sono andata a dormire presto ieri sera, ma sono sempre stanca. Adesso ho deciso di farmi una mascherina. Questa qui non l'ho mai fatta, l'ho comprata a Los Angeles ed è del marchio Milk, che adesso è arrivata anche in Italia. Non ricordo se effettivamente hanno messo tutto, ma a me personalmente piace davvero tanto come marchio. È molto professionale, semplice da utilizzare. Diciamo che la maggior parte dei prodotti sono tipo tutti in stick e la maschera è molto, vedete, pratica, veloce. L'unica cosa è che magari non è proprio igienica se vuoi l'ho andata ad applicare a viso non deterso, perché poi rimangono le celluline morte sopra, che non volevo traumatizzare nessuno, ma purtroppo è quello che succede. Questa in particolare è quella al cocomero, anguria, insomma come lo dite, illuminante, quindi speriamo. Non ricordo quanto va tenuta, ho buttato la scatolina, ma penso i soliti 10 minuti. Non ci si ferma mai, ragazzi, sono le 10:50 e io sto scrivendo le caption per i contenuti Instagram che usciranno poi in questa settimana. Così mi porto un po' avanti. Prima mi sono un po' chiusa nel mondo del web, anzi di YouTube, diciamo gossipiano, che non frequentavo da un po', devo essere onesta. E mi sono fatta una cultura su tutta la questione kiss and makeup, il corso che doveva tenere. Poi non c'è più stato e c'è chi si è incavolato e chi, boh, tutto, raga, tutto. È successo tutto. Quindi mi sono fatta un po' una cultura. Non voglio esprimermi a riguardo perché sennò andremo troppo in cose che non ci riguardano e soprattutto sarebbe un discorso troppo lungo. Fatto sta che mi spiace molto per chiunque abbia comprato un biglietto del genere, perché sarà che io la vivo in maniera diversa, ma come può esserci un corso per diventare influencer? Cioè, so che hanno aperto anche una facoltà all'università, che non ho capito se sia sul mondo dell'influencer o se sia su come diventare influencer, perché poi sono due discorsi diversi. Però, cioè, io non penso ci sia un unico modo o comunque delle fasi prestabilite che uno deve intraprendere per poi diventare influencer. Cioè, mi sembra proprio una cosa assurda, è innaturale e poi non succederà mai, cioè, quindi è tutto un grande boh. In ogni caso, mi sono già dilungata abbastanza. Io continuo qui a lavorare al computer. Noi tanto ci vediamo domani. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi. Spero di avervi tenuto compagnia e appunto ci vediamo domani.